Lasciamo il calcio per parlare invece di pallavolo, perché dopo aver incassato la prima sconfitta in Superlega nel big match contro la Lube, guarda avanti la formazione gialloblu di Radostin Stoichev, l'Azimut pronta ad affrontare la trasferta di Latina, o meglio, come dice il capitano Bruno Mossa Deresen, pronta a ripartire da qui, da una sconfitta, a tornare in palestra. Bruno, ora scopriremo anche la forza di Azimut Modena Volley nella capacità di gestione della prima sconfitta stagionale. Sì, sicuro. Anche questi momenti sono momenti importanti per maturare, per vedere come la squadra reagisce a questa sconfitta, a questo colpo. Però già abbiamo parlato tra di noi, tra il gruppo, anche con Rado, e in questo momento dobbiamo stare tranquilli, tornare in palestra oggi a testa alta, tornare di lavorare. Saper che possiamo crescere tanto, che abbiamo tanti margini, che partite come queste succederanno per tutta la stagione. Sarebbe quasi impossibile vincere uno scudetto senza perdere nessuna partita. E le sconfitte ci danno anche, dove dobbiamo lavorare, dei punti. Questo è da dove ripartiamo, per questa domenica contro Latina. Quello che non dovrebbe succedere sono quei blackout, tipo il finale di quarto set. Cosa è successo? Vi siete dati una risposta? Va bene che in quel momento, però, non possiamo prendere solo un momento della partita, no? Abbiamo sbagliato anche altre cose in altri momenti, non possiamo prendere solo quello blackout finale. Sicuramente ha anche merito il giocatore di Civitanova, che ci ha messo in difficoltà lì con la battuta float, che fino a quel momento non aveva fatto tanti danni. Abbiamo ricevuto abbastanza bene per tutta la partita in un momento, però dobbiamo anche dare i meriti agli avversari, però sicuramente dobbiamo lavorare, quello che sicuramente non succederà più.